Ciao! Allora, so cosa state pensando, però, come potrete vedere dal titolo del video, se mi trovate conciata in questo modo pessimo è perché vi vorrei far vedere come realizzo la mia base per il viso. Questa è la base che realizzo praticamente sempre, possono cambiare magari due o tre prodotti, magari posso alternare il fondotinta liquido al fondotinta in polvere al fondotinta minerale, oppure magari a volte posso utilizzare la BB cream se ho delle imperfezioni più marcate da nascondere. Comunque, tendenzialmente, questa è la base che realizzo io quando mi trucco. Allora, cominciamo subito. Il mio cerchiettino di Hello Kitty. Allora, io sono nel bagno, come potete vedere. La luce è quella della finestra, non c'è molta illuminazione. Ho provato ad accendere quella della specchiera, però il risultato veniva parecchio falsato. Quindi sto cercando di tenere il più possibile la luce naturale. Magari dopo aver fatto la base mi avvicino di più alla finestra per farvi vedere il risultato finale. Però preferivo non accendere luci perché sennò il risultato non sarebbe lo stesso, non avrebbe la stessa naturalità della luce normale. Allora, procediamo. Tra l'altro mi si è accesa la luce della videocamera, non vedo una mazza. Comunque, non guarderò tanto nella videocamera perché devo guardarmi nello specchio per vedere quello che combino. Iniziamo subito. Correttore, ne utilizzerò due perché oggi, come potete vedere, le occhiaie sono quelle, come definirle? Mostruose, sono occhiaie veramente pesanti. Utilizzerò l'Erase Past. Si è spenta la luce. Utilizzerò l'Erase Past di Benefit nella colorazione 3 Deep, cioè la tonalità più scura. È fatto così. Io la applico con il correttore, lo applico sempre con le mani perché preferisco, riesco a stenderlo meglio. Quindi ora. Tra l'altro non vedo niente perché sono ancora abbagliata dalla luce della videocamera. Allora, io lo applico su tutta l'occhiaia e anche nella zona della palpebra perché voglio uniformare il più possibile il colore. Io tutta la zona parecchio scura, vedete, ho dei cerchi parecchio scuri e applico il correttore ovunque per cercare di ovviare il più possibile a questa cosa. Io utilizzo l'anulare perché è il dito che fa meno pressione di tutti, sia quando utilizzo il contorno occhi, sia quando utilizzo il correttore, è il dito che fa meno pressione ad applicare questo tipo di prodotti. Comunque, la zona del contorno occhi e la zona comunque degli occhi sono zone abbastanza delicate che non hanno bisogno di una forte pressione per evitare che magari si spacchino dei capillari o per peggiorare, nel mio caso, la situazione che è già abbastanza tremenda, come potete vedere. Allora, di qua ci siamo e ora procedo da questa parte qui. Ah, mi sono dimenticata di dirvi, vabbè, per me era sottinteso, comunque ve lo dico lo stesso, che io avevo già lavato il viso e applicato la mia crema idratante, che è quella dell'erbolario che vi ho fatto vedere anche nel video sulla pulizia del viso, la crema, l'acido ialuronico dell'erbolario, sono cinese. La crema, l'acido ialuronico dell'erbolario e il contorno occhi del dottor, non mi ricordo, non so neanche dove l'ho messo lì, che tra l'altro fa pena, quindi non lo comprerò più perché non mi piace per niente come prodotto. Ok, allora qui ci siamo abbastanza, direi. La situazione è già lievemente migliorata rispetto a prima. Questo è un buon correttore. L'ho utilizzato, ce l'ho da forse l'anno scorso. L'ho utilizzato l'anno scorso per parecchio tempo, poi ne ho comprato un altro, questo l'ho messo nel cassetto e sono stata per un po' di tempo senza utilizzarlo. Ora l'ho ritirato fuori e sono contenta.
Contenta, sì, direi abbastanza contenta. Io non sono una grossa amante dei prodotti Benefit, però questo devo dire che è un buon prodotto. Mi sembra costi all'incirca sui 25 euro. Ora vi dico, non ricordo perché ce l'ho già da un po'. Come secondo correttore utilizzerò questo, che è il celeberrimo Select Cover Up di MAC nella colorazione NC30. Ne utilizzo poco perché di questo correttore ne basta veramente un goccio. È fluido, si stende molto bene, però ha la caratteristica di asciugarsi veramente all'istante, quindi va lavorato in maniera piuttosto rapida perché, come vi dicevo, si asciuga subito, quindi non potete stare a perdere tempo più di tanto. Lavoratelo subito perché il correttore si asciuga, e questo è anche buono perché comunque non è di quelli che magari dopo qualche ora vi cola, vi viene via e scoprendo di nuovo tutta l'occhiaia. Ok, direi che insomma va un pochino meglio rispetto a prima. E ora passerò ad utilizzare la mia Powder Flage, non so come si dice, di Benefit. Anche di questa polvere si è, penso, parlato e straparlato sia qui su YouTube che in varie recensioni. Io personalmente ne ho lette tante, quindi non vi starò a spiegare approfonditamente che cos'è. Comunque non è nient'altro che questa polverina qui, rosata, forse dalla videocamera non si vede, che applicata sulla zona dell'occhiaia tende a schiarirla. Ne va applicata pochissima, questo è una confezione da 3,2 grammi, ma vi assicuro dura tantissimo. Io ce l'ho da un paio di mesi e ancora è praticamente intatta perché ne va usata veramente veramente poca. Io ne metto un pochino, già anche troppo, qui nel tappino. E con un pennello come questo, che sarebbe un pennello da sfumatura, ma io non so che coraggio hanno a venderlo come pennello da sfumatura, fa parte del set Very Croc di Zoeva. Ne vado a prendere un pochino di punta, così, e poi scarico l'eccesso sul tappino e vado a tamponarla in questa zona. Io questo pennello qui, vi dicevo, lo spacciano come un pennello da sfumatura, però io mi trovo benissimo ad utilizzarlo con questa polvere perché riesco a coprire benissimo tutta la zona che mi interessa. Quindi lo utilizzo prettamente come pennello per questa polverina qui. Ok. Direi che ci siamo. Per quel che riguarda il correttore, abbiamo finito. Ora passiamo all'applicazione del fondotinta. Io in questo momento sto utilizzando lo Smooth Effect di Max Factor che vi ho fatto vedere in un video di acquisti di un po' di tempo fa. E lo utilizzo con una spugnetta pulita, l'ho pulita, qui vabbè è rimasta comunque un po' macchiata, però vi assicuro che l'ho lavata perché dopo il video tag in cui confessavo di non lavare spessissimo pennelli e comunque attrezzi per il trucco, mi sono vergognata come una ladra e quindi ho lavato tutto quello che potevo lavare. Quindi spugnetta pulita, leggermente inumidita perché vorrei dargli un effetto un pochino più coprente, ho applicato un po' di fondotinta sulla mano e ora lo vado a prendere con la spugnetta. Lo picchietto, anche il correttore io lo picchietto sempre, non lo tiro mai in questo modo perché comunque se voi lo tiraste praticamente il correttore vi verrebbe via e il risultato sarebbe pressoché nullo. Io lo picchietto sempre di modo che comunque riesca a penetrare per benino nella pelle. Ora vado a stendere sempre, vedete, facendo in questo modo, tamponandolo dal centro del viso verso l'esterno. Mi raccomando, non tralasciate le alette del naso, neanche i buchi del naso, le narici.
e stendetelo. Stendetelo, io lo stendo anche verso il collo, verso le orecchie, per non creare troppo stacco con il resto del viso. Ok, e qui direi che ci siamo. Tra l'altro sono in punta di piedi perché se no non riesco a essere inquadrata per bene o ho male da morire. Vabbè. Ok, fin qui ci siamo. Ho applicato il mio fondotinta e ora passo alla cipria. Io adesso sto utilizzando la Minerale Skin Finish Natural di MAC nella colorazione Medium Plus. Non si vede tanto bene perché forse, ecco, si è riaccesa la luce, perché forse il colore è venuto la scritta è venuta un pochino via, però è un prodotto fantastico, ragazze. Se vi dovessi consigliare un prodotto MAC in assoluto, vi consiglierei questo. Io non ne ho provati tantissimi di prodotti MAC, però tra tutti quelli che ho, questo secondo me è il migliore perché è una cipria leggera che può sostituire anche il fondotinta. Io infatti quest'estate l'ho utilizzata tutta l'estate al posto del fondotinta perché è coprente, ma allo stesso tempo non è esageratamente pesante. Ed è veramente buona. La applico con un pennello come questo, con le setole mozzate, con le setole tagliate. Questo è un pennello della linea Sephora Professional, e il numero 43, che sarebbe indicato per il contouring o per applicare il bronzer. Però io mi trovo benissimo con questo per applicare la mia Mineral Skin Finish. Quindi scarico un po' e sempre tamponando, la applico in tutto il viso. Comunque copre, dicevo, è coprente, ma allo stesso tempo non è pesante, opacizza o comunque previene l'insorgenza di untuosità. È un prodotto veramente versatile perché vi ho detto, si può utilizzare sia da sola al posto del fondotinta e sia come cipria normale da applicare dopo il fondotinta. Io quest'estate l'ho utilizzata sempre, sempre, sempre perché io d'estate, non essendo comunque un po' abbronzata, preferisco non applicare nessun fondotinta sopra perché comunque mi piace già l'effetto abbronzato, comunque è un effetto di pelle sana. Ecco qui. Anche per quel che riguarda la cipria, ci siamo. Anche qui tendo a tirarla un pochino verso l'esterno, verso le orecchie, verso la zona del collo. E ora passo alla terra per darmi un pochino di colore. Io ho utilizzato, e come potete vedere l'ho utilizzata parecchio, sta tirando gli ultimi, come si direbbe dalle mie parti, questa terra della linea Sun Club di Essence. Questa è nella versione per bionde, come vedete proprio bionda non sono, è la 01 Natural. Però l'ho presa perché comunque come tonalità mi piaceva di più rispetto alla colorazione per brune. Ve la faccio vedere così perché se la apro in questo modo mi crolla tutto a pezzi, perché detelo, praticamente è tutta rotta. E l'applico con un pennellone come questo. Questo è proprio un pennellone da terra che fa sempre parte del set Very Croc di Zoeva. La prendo, faccio un movimento rotatorio, in questo modo, scarico l'eccesso e sempre a movimenti circolari, piuttosto ampi, spennello tutto il viso, orecchie, collo. Io d'inverno
porto molto i colli alti, quindi volendo mi potrei fermare qui senza andare comunque molto più giù, però lo stesso non preferisco preferisco allungarmi un po' nella zona del collo, perché boh, mi piace di più così, non si sa mai. Ecco qua. Di questa terra ne applico giusto un velo, proprio per dare un pochino di colore, perché comunque non mi discosto mai troppo dal colore del mio fondotinta. Quando sono andata da MAC e ho comprato il fondotinta, la commessa mi aveva consigliato di prenderlo di una tonalità più scura della mia, per cercare di riscaldare un po' l'incarnato, però non mi piace, preferisco che il fondotinta sia del mio stesso colore di pelle, e poi magari aggiungere una riscaldata di terra eventualmente. Come ultimo step applico il blush. Il blush è questo qui, il Soft Touch Blush di Kiko, nella colorazione 103. Questo l'ho comprato prima dell'estate e anche questo l'ho utilizzato veramente veramente tantissimo. È un blush che mi piace veramente tanto. Ora non si vede, ma qui c'è tipo il solchettino, è questo corallo con dei riflessi dorati, un pesca dorato, bello, bello veramente, da un colorito sano, un colorito luminoso, una pelle che sembra veramente sana, a differenza di quella che ho io, che sembro un cadavere ambulante. E lo applico con questo pennellino da blush, proprio il blush brush di Essence, quello con le setole bianche. Ora qui l'ho già sporcato un pochino di blush. Movimento rotatorio dalla guancia verso la tempia. E così da questa parte. Si sfuma molto bene, potete modularlo, calibrarlo, ma oggi che cavolo c'ho? Potete calibrarlo a vostro piacimento, se volete caricarlo di più applicate più passate, se volete caricarlo di meno potete ottenere un effetto comunque naturale ma molto carino, bon mine come direbbero i francesi. Mi si sta anche scaricando la batteria, meno male che ho finito. Ok, e questo è tutto. Questo è il risultato finale. Ora provo a spostare un pochino la videocamera verso la finestra per vedere se lo sciacquone, il mobiletto, porta carta igienica, tutto, per vedere se si vede un pochino meglio. No, come mi devo mettere? Ecco, forse così. Il risultato è questo. Vabbè, so che lo sciacquone dietro non è molto poetico, però l'illuminazione giusta è questa qui. Questo è il risultato finale, come vi dicevo. Secondo me è una base abbastanza naturale, perché comunque ho utilizzato tutti i prodotti che non sono troppo pesanti, non sono troppo marcati, non si discostano troppo dal mio colore di pelle. Come vi dicevo, a me sembra comunque un risultato abbastanza naturale, un risultato uniforme. L'incarnato mi sembra abbastanza omogeneo e mi piace l'effetto del fondotinta, perché vi dicevo comunque è leggero sul viso, però comunque copre quello che deve coprire. Il blush, vedete, dà un tono, riscalda molto l'incarnato e basta. Vi dicevo, questo è quello che la base che creo io quando mi trucco. Vi dicevo, a volte mi discosto un pochino, perché magari invece della Mineralize Skin Finish utilizzo la polvere di riso, se magari vedo che ho la pelle che quel giorno tendo a essere un pochino più unta, magari a volte utilizzo la BB Cream sotto al fondotinta se sono veramente ridotta malissimo, però in generale i prodotti che utilizzo sono questi. Posso alternare i fondotinta, quindi magari delle volte utilizzo il fondotinta minerale oppure il fondotinta in polvere al posto del fondotinta fluido, dipende dalla giornata, dipende da come vedo la pelle
quando mi tocco. E basta, come potete vedere, questi sono tutti prodotti di facile reperibilità, perché come ho detto più volte, io non acquisto quasi mai su internet. L'unico, magari l'unico neo tra tutti questi prodotti